Ciao ragazzi, io sono Falconero e oggi sono qua con un nuovo Scopriamo per scoprire insieme a voi Pine, un action adventure che, insomma, di cui si sta parlando molto molto bene. Me l'avete consigliato in tantissimi, tra cui il mio amico Alessandro, che ringrazio, insomma, perché lui mi ha dato soprattutto lui il là per provarlo il prima possibile. Sono curiosissimo di vedere com'è, per cui partiamo e speriamo bene. Insomma, si parla di un gioco con caratteristiche che lo avvicinerebbero addirittura a un mostro sacro come Zelda. Se dovesse avvicinare anche vagamente a quel capolavoro, insomma, saremmo di fronte a qualcosa di veramente, veramente meritevole. E preghiamo tutto ciò che ci può essere da pregare affinché sia così, perché ho veramente bisogno di un gioco che possa regalarmi qualche emozione particolare, ecco, è un po' più di... Parliamo di un action adventure con elementi ruolistici piuttosto marcati, così sembrerebbe, con caricamenti anche piuttosto presenti, almeno il primo, e... però... Tocca vedere. Ok. La cerimonia. Non ne ho in più. Come stai, Mesp? Infatti, è morto e non ne ho più. Ci sono dei festeggiamenti. Se la libertà dovesse dargli la testa e se se ne andasse nell'avventura. Oh no! Vabbè. Allora, la telecamera è insopportabilmente leggera. Fabbricazione, glossario, equipaggiamento. Obiettivi. Parla con Marla. Aiuta Marla, Jerry, Amam e gli altri preparativi per la cerimonia odierna. Per festeggiare il completamento di un'altra casa sull'albero. Ma non... Ah, ecco, opzioni. Allora, aspettate un attimo perché... Ok, decisamente meglio. Allora, era una cosa insopportabilmente... Posso saltare? No. Hanno quasi finito i preparativi. Ilma e Edwin hanno bisogno di alcune risorse per la casa sull'albero. Avrei chiesto a tuo fratello, ma non riesco a trovarlo. Ancora più risorse? Sì. Non so esattamente quali, ma vai da loro, per favore. Va bene. Chi sono io? Allora, aspettate un attimo che faccio una bella cosa, perché qui sto di impiccio. Mi metto sotto. Ok. Là c'è la bussola. Allora, pensavo che si fosse... Dunque, sei tu? Ilma, giusto in tempo, Huey. Volevamo completare la casa sull'albero, ma le rocce su cui si erge sono così fragili che volevamo il parere di Jerry. Ma lui non vuole darci retta. Puoi portare più cordone e morbistoffa per rafforzarlo ulteriormente. Ah, vabbè, la morbistoffa in effetti. Jerry dovrebbe essere in grado di aiutarti con la legnomare e cordone. Credo di aver visto Luia che piegava della morbistoffa vicino al posto di lavaggio. Vado. La morbistoffa. Allora. Mi ricorda per certi versi una specie di Fable indigeno. Ho parecchio da fare, di cosa hai bisogno? Ma Edwin ha bisogno di... Vabbè, il cordone. Non è abbastanza stabile secondo loro. Vabbè, ce l'hai sto cordone. Ho troppo da fare con i preparativi per la cerimonia, ma puoi usare il legnomar sulla cassa. Per preparare il cordone. Di loro che questo dovrebbe bastare. Non vedo l'ora che inizino i festeggiamenti. Allora, hai ricevuto un'idea. Questi sono concetti di oggetti che puoi creare. Apri il menu start e vai alla scheda di fabbricazione per realizzare le idee dopo aver acquisito le risorse necessarie. Va bene. Quindi, ok, legnomar preso. Muschio ghiaia. Non c'è un nome che non sembri una minchiata. Dunque. Grazie che è tradotto. Poteva andare peggio. Pieno muschio ghiaia. Ehi, Yui. Ciao, Luia. Hai un altro po' di morbistoffa per la casa sull'albero? Ha troppo da fare col bucato. Ha detto che la devo fare io. La faccio io. Come la fa la morbistoffa? Allora, sacca, questa fabbricazione. Morbistoffa, muschio ghiaia e fieno. Crea.
Bene. Legno merda. Ok. Porta le stesse al cantiere. Dunque, il cantiere era di là. Devo dire che per adesso il sistema di crafting sembra estremamente intuitivo. Il mondo di gioco è carino, non niente che faccia cadere al miracolo, ma neanche brutto. Tiè! Accatta della morbistoffa. Non sarà arrivato il momento di esplorare le terre sottostanti per trovare il legno mar? Chiedono loro. Non andremo nel mondo esterno in cerca di altro, sappiamo tutti che non è possibile. E perché? A ogni modo, oggi dobbiamo festeggiare il completamento di questa nuova bellissima casa sull'albero. È bella, meraviglia. Finiamola e prepariamoci alla cerimonia. Vabbè, il fratello non si trova. Il fratello del nostro protagonista. Dov'è mio fratello? Quel perla di mio fratello. Allora, andiamo di qua. Ah, posso saltare, allora. Gerali mi ha fatto trasportare ceppi per tutto il giorno, quindi mi stavo riposando un po'. Credo di aver appena visto un'altra di quelle creature bianche viscide laggiù. Se strizzi gli occhi... No, grazie, non mi interessa. Mai voltare lo sguardo, ci sono tante cose da esplorare e vedere. Beh, non secondo Marley e Jerry. Per loro contano solamente la casa sugli alberi e le cerimonie. Il mondo deve offrire qualcosa in più, non credi? Vabbè, sta per cominciare la cerimonia. Vieni anche tu. Hai vedato quella strana costruzione che ho trovato di cui ti ho parlato? Credo di sapere come aprirla. Non saprei, mamma. Sai che Marla dice di non allontanarsi troppo da casa. Ah, forza, c'è ancora un po' di tempo prima della cerimonia. Vieni nel luogo del raccolto quando puoi e ti farò vedere. Allora, aspetta che c'è il fieno e basta. Dunque... Il gameplay è molto semplice e intuitivo, mi piace un sacco. Poche azioni, ma facili da fare. La raccolta degli oggetti è comodissima, veloce. Sapevo che ti sarebbe interessato. Beh, lo sto facendo per te. Mangiamo un boccone prima di andare ad esplorare. Prendi un po' di quella... Di quelle... Boh, ti ridaranno energia in pochi istanti. Allora. Magrata. Mentre sei l'avventura, tieni sempre d'occhio l'energia. Tutto ciò che fai riduce l'energia un po' per volta, quindi mangiare è fondamentale per mantenere l'efficienza. Puoi mangiare qualsiasi alimento trovi sull'isola per recuperare l'energia. Fissa un oggetto sullo slot per selezionarlo quando ti serve. Un boccone veloce tenendo premuto LB per mangiare, premilo velocemente durante il gioco. Ah, ecco. Bene. Vediamo cosa troviamo. Proviamo prima che la vecchia Mara se ne accorga. Ma cosa stiamo andando a vedere? Vabbè, lui morirà tra 10 secondi. Cosa c'era qua? Scusate un attimo, Visto che... Che mi è oggetto curativo, la margrata. Bravo, botò. Eccoci siamo, ho rimosso un po' di cespugli e ho trovato quell'oggetto rotondo appeso lì. Forse va colpito con qualcosa, ma finora non ci sono riuscito. Quindi guarda, ho preparato una fionda. A te l'onore di tirare, vediamo cosa succede. Allora. Hai lo slot per le armi che possono essere alternati con X. C'ho la mazza fionda. Va bene, andiamo. No, la mazza mi manca, solo la fionda. Gioco particolare. Devo dire...
Da che parte devo andare? Sono un cretino. Ha trovato una spada. La spada di Pino. Dopo la grappa di Pino abbiamo la spada di Pino. Guarda, se la giro un paio di volte sembra veramente potente. Ok. Se la tieni un po' dietro la testa e poi rilasci, eseguire un attacco più potente. Traspavetro. Allora, possiamo dare calci tra un attacco e l'altro, così quelle viscide creature bianche non ci potranno fare niente. Fammi arrivare per eseguire un calcio e scravettare via i nemici. E se ci unissimo degli scatti, le possibilità sono infinite. Premi B. Guarda questo. Ovviamente ti sei reso utile pure te, dai. Pensavo che la tua utilità fosse pari a zero, invece. Ah, è finito proprio sotto. Hai incastrato. Sinistra, sinistra, destra. Sinistra, sinistra, destra. Allora, menigna, sinistra, sinistra, destra. Ci pago taro. Oh, siamo riusciti. Che dici? Proseguiamo un po'? Sì, vabbè, ma perché rischiare la vita? Vabbè, non mi è chiara la finalità, ma chi sono io per oppormi? Guarda, Hugh, quelli sembrano umani. Guarda quanto è alto quello. Deve essere un avventuriero del mondo esterno. Sembra averli abbandonati di nuovo a un certo punto. Potrebbero essere gli umani della nostra scogliera, i nostri antenati? Non è possibile, non siamo mai stati nel mondo esterno, giusto? Beh, chi altro potrebbe aver fatto questi graffiti? Sembra che si siano chiusi questa grotta alle spalle. Non capisci, Hugh? Significa che gli umani erano nel mondo esterno. Un giorno potremmo tornarci in quelle terre, cioè dell'alto. Non possono esserci soltanto le creature spaventose di cui ci parlano, giusto? Dobbiamo raccontare a Marla la nostra scoperta. Dobbiamo anche affrettarci per la cerimonia. Vai avanti tu, io voglio osservare questi graffiti ancora un po'. Ti raggiungo subito. E lui, non lo rivedremo mai più. Bene. L'ho visto capitare troppe volte. No, sono sbagliato, scusate. Ale. Ah, non era... La pasta foglia e la pietra liscia. Vabbè, caro fratello, arrivederci. Questo è il messaggio mio, qua non si passa. Carino il fatto che l'abbiano effettivamente messo, cioè che fosse trovabile il messaggio, non raccontato e basta. Avevamo la controprova che non mentiva il fratello. Gli manca un po' di mordente però per adesso, cioè lo trovo un pochino piatto per ora come intensità, ecco. Step
Sei incorreggibile, Amam. Come ti è venuto in mente di portare Hugh con te? Chissà cosa avrebbe potuto succedere là dentro. Lo sai che non bisogna mai lasciare il perimetro. Scusa, Marla, ma abbiamo scoperto che in realtà non mi interessa quello che avete scoperto. Sai benissimo che questo luogo è proibito e che dobbiamo rimanere all'interno del villaggio, come abbiamo sempre fatto. Ma è proprio questo il... Ora torniamo al villaggio. Siete già arrivato per la cerimonia. Mi stanno aspettando tutti. Vabbè. Oggi non ho la forza di fare doppiaggio, ho un dolore alla gola. Avevi ragione, fratellino, non le ha fatto piacere. Però dobbiamo assolutamente dirle che cosa abbiamo visto. A meno che non lo sappia già. È qui da molto più tempo di noi. C'è soltanto un modo per scoprirlo, ma prima... Ma per prima cosa corriamo alla cerimonia. Corriamo, corriamo. Quando è che succede qualcosa di terribile che ci lancia nel vivo dell'azione? Che tanto sta per succedere, è chiaro che sta per succedere. Vabbè, sta cerimonia cosa prevede? Ci ringraziano. Che bella casa, sì. Questa va la prima pioggia, butti tutto per la muffa. Ma devono rivendicare la casa. Così poi si mangia bene. No, Patti, vinte! Che bella cerimonia! Lo stufato non è gradito. Ha anche proibito provare costruzioni che non prevedano quel tipo di struttura. Se mai diventerò capo tribù proveremo sicuramente qualcosa di nuovo. Lo sapevo, ma era chiaro, su. Troppa calma. È una proboscide, vero? Cioè, stai a provare. Vieni dall'alto, vero? Ho sempre avuto il sospetto che ci fosse qualcosa in cima. Non avrei mai immaginato che si trattasse di umani. Quello è un posto pericoloso. Qui lo chiamiamo scogliere instabile, per una buona ragione. Posso immaginare lo shock, amico, ma non stai sognando. Forse siamo intrappolati entrambi. Seguimi. Quindi, sono morti tutti, in sostanza? Vabbè, io raccolgo cose perché sicuramente sarà utile. Ho avuto la sfortuna di trovarmi qui quando il terreno è iniziato a tremare. Scusa, ma chi sei tu? Mi chiamo Suddi. Sono un Tamba. Viaggiamo, studiamo, facciamo politica e a volte rimaniamo bloccati. Devo riparare questo ponte se voglio riportare lassù il mio alpafante. L'alpafante. Quindi ho un'idea. Tu mi aiuti tutto attaccato a trovare un po' di legno mare, cordone per il ponte e del cibo per il mio alpafante che ha fame. E io ti do qualcosa per rimuovere quell'ostruzione perché credo che quella sia la tua strada per tornare su. Sembra pesante, ma ho inventato qualcosa di utile recentemente. Quindi, che gli devo fare? Legno mare. Allora. Ma non mi pare complicato però raccogliere sta roba, no? Ehm...
Fabbricazione. No, un altro. Bene. Carissimo, ho finito. Ho perfetto, nessuno di noi è abbastanza forte per ricostruirlo, ma troverò qualcuno capace di farlo. Eccoti qualcosa per sbloccare l'ingresso della grotta. È un barile esplosivo, fa parecchio rumore. Colpiscilo con un proiettile, salterà in aria, però fai attenzione. Bene. Seduto e abbandonato dal baffetto che graffia, bene. Quindi... Poi posiziona alcuni oggetti nel mondo con LB. No, ho mangiato e basta. Affiggi solamente. C'ha veramente un che di Fable per certi versi. Ripeto, gli manca un po' di intensità, però è innegabilmente fatto bene. Allora. Non sembra molto amichevole. Se solo mamma fosse qui, lui saprebbe cosa fare. Devo affrontarlo. Allora. Scisua. Che la fionda ha una valenza semplicemente... Sembrava fatto male, ma è più tecnico e tattico di quello che immaginavo inizialmente. È un gioco molto leggero nel complesso, non particolarmente impegnativo né complicato. Ci vuole ogni tanto qualcosa di un po' calmo, rilassante. Allora, per di qua... Niente. Ok, innegabilmente fatto bene, quello sì. Ah, ma quindi io posso tornare su... Ma intanto sono tutti morti, quindi sicuramente non servirà più a nessuno. Piace. No, c'è più niente. C'è qualcuno se di ancora vivo? Mi sa che la cagata sul labbro ha fatto una bella finaccia, eh. Sei salvo, per un attimo abbiamo creduto di aver perso anche te. Sei fatto male, come hai fatto a tornare indietro? Sei caduto nel mondo esterno? Sto bene, mi fa un po' male la testa, ma ho incontrato questa straordinaria creatura a sud che vive nel mondo esterno. Non temevo, ti sei fatto male, ti ha attaccato. No, no, è stato molto gentile. Mi ha aiutato a tornare qui, anche lui sa che queste scogliere sono pericolanti. Dov'è la mamma? Gli devo raccontare quello che è successo. La mamma è morto. Il crollo ha portato a grande devastazione. Lui, Edwin e Yam non ce l'hanno fatta. Ah, neppure lui, Hugh. Ah, l'hanno trovato proprio. Ha salvato noi ed è morto lui. Oh, e Hugh, stacce. Ok.
che va a fuoco là in lontananza. C'è del fumo. Dove va il corpo? Dove l'hanno messo? Questa è la sua mappa. Voleva fare una mappa del mondo intero. Torna in città, fa che dobbiamo iniziare a ricostruire. Anche Amman avrebbe aiutato. No, Amman avrebbe cercato un posto migliore in cui vivere. Non c'è altro posto, il mondo esterno non è possibile. Non lo è mai stato. Ma perché? Non è vero. Ve l'avevamo detto che gli umani in passato erano nel mondo esterno. Non credere a quelli sciocchi che lo fede. Siamo troppo deboli per vivere là fuori. Ti prego, torna al perimetro, aiuto. Troveremo una soluzione. No. Se no il gioco che famo? Tutti qui a costruire con il legno coso e la pietra liscia? Non si può, no. La vita deve essere fatta di altro. Anche di cosi con i baffi che guidano gli alpafanti, ecco. E chissà cos'altro troveremo nel corso delle nostre, dei nostri viaggi nel mondo esterno. Oh, ora è la mappa di Amam. Usa back per aprirla e chiuderla. Oh. Il prossimo obiettivo è un obiettivo da esplorare. Lo puoi trovare all'interno dell'area contrassegnata. Adesso il gioco si è ufficialmente aperto. Allora, un po' povero dal punto di vista narrativo, perché appunto è tutto affidato a brevissime sequenze, ma credo che potrebbe riservarci più di qualche sorpresina da un punto di vista di esplorazione. Ora sei nell'area di esplorazione. Come puoi vedere, sulla bussola l'obiettivo è vicino. Uovo di puffle. Piuma di puffle. Il puffle. Sarà puffle? Non so se l'inventario ha... ha un limite o se posso esplorare senza sosta. Abbiamo dato le scogliere. Oh, eccolo, credo. Ehi tu, tizio con l'alpafante. Sei già tornato? Oh, mi sembri preoccupato. Se riesco a interpretare voi umani. È successo qualcosa di terribile. Oh no, un'altra frana. Non possiamo più vivere lassù. Ho bisogno di aiuto, ci dobbiamo andare. Oh, un nuovo posto in cui vivere potrebbe non essere tanto semplice. Così una piana di creature molto più forti e più intelligenti di me e di te. O perlomeno più intelligenti di te. Vedi, tutte quelle tribù combattono per il territorio del cibo, a volte c'è parecchio scompiglio. Ecco, sono venuto qui soltanto per osservare alcuni villaggi, perché non so chi li occupa in questo momento. Potrebbero essere i Crocker, i Litter, i Kai, Blin. Ecco il mio suggerimento. Cerca le scatole per le donazioni. Vengono utilizzate da tutte le specie per condividere e donarsi risorse nei momenti difficili. Se farai un'offerta a un villaggio e poi lo andrai a cercare, potrebbero farti entrare o addirittura essere in grado di aiutarti. Ok, ci proverò. A essere sincero, a me queste cose non interessano. Noi Tamba ci limitiamo a osservare, imparare e studiare nella comodità della nostra casetta. Anzi, ora te la segno sulla mappa, nel centro dell'isola, nel caso dovessi aver bisogno di te. Ed è scomparso. Il tuo rapporto di affinità con le specie viene registrato nel menu di pausa start. Le scatole di donazione si possono trovare in prossimità dei villaggi lungo le strade che conducono a essi. Quindi tocca pagare il pizzo. Quando fai una donazione, gli oggetti saranno trasferiti al relativo villaggio, influendo sulle relazioni con tutte le creature di quel tipo. Pine, il gioco che ti insegna il pizzo. Bello. Qui. Temo mi manchi l'arma
necessaria per attivare tutto ciò. Io vado, poi... Chiavi graffite. Ma che gli dono? C'ho manco i calzini. Allora... Ah, osso crasso, coscia di blicket, pelle di alpafante, carne di alpafante. Gli serve solo la carne a questi. La pignotta. Non vi sbagliate la lettera iniziale, sennò è un macello. Vabbè, questi non c'ho niente da dargli. Quindi, come non detto. Peperone avariato. No, aviario. C'è anche un ciclo giorno-notte. A me serve qualche nemico però, sennò... Salve. Mi sa che non sono gradito da ste parti. Mazza che botta! Mi sa che non sono alla mia portata ancora. Signori. Però. La stecca gliel'ho data, eh. Ma sono più forti loro. Poi c'è una schivata che è praticamente un passo di danza. Sci tua. Niente, non stiamo a fa. Niente. Mi hanno seguito fino a... all'inferno. Ecco, quando si muore, che cosa succede? Così capiamo anche questo aspetto. Quando sei alleato di una certa specie ti aiuterà nel combattimento contro un nemico comune. Se gli paghi il pizzo prima, se no, t'attacchi e muori solo e al freddo e al buio, perché sì. Che mondo ostile questo. Peggio del nostro. Allora, i primi nemici... Allora, il combattimento non è proprio il massimo della vita, devo dire. Un po' legnosino. Le scale delle donazioni si possono dare... Sì, già me l'hai detto. Ah, ci fa ripartire ovviamente dal punto antecedente e precedente. No, sacca piena, quindi ho un limite di trasporto. Ok. Bene ragazzi, io direi che per ora potremmo... Che cos'è? Morbistoffa. Ma in tutto ciò la mia sacca non mi dice che limite ci sia nella mia sacca, onestamente. Vabbè, lo scopriremo andando avanti. Comunque, ragazzi, io per ora mi fermo. Fatemi sapere un po' che impressione avete avuto di Pine. Io vi lascio il link alla pagina di GOG, perché insomma il video è arrivato grazie a loro, quindi li ringraziamo per averci fornito la copia del gioco. E vi invito a buttarci un occhio, perché appunto potrebbe soddisfare chi fra voi fosse interessato a un'esperienza action RPG, action adventure più che altro. Un po' leggerina, senza troppe pretese, e a un prezzo tutto sommato modesto. Per cui fatemi sapere se l'avete giocato, che pensione vi ha fatto, andando avanti, se decolla, insomma, se ha dei punti di forza, per quanto sia chiaro che sia un gioco incentrato sul crafting e sull'esplorazione più che sul combattimento o sulla componente narrativa. Per cui fatemi sapere e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.